Da dove vogliamo cominciare, Chiara? Ci hanno chiesto di guardare queste sentenze. Possiamo cominciare da qui. Sono del XIV secolo. Leggi questa, per esempio. Domina Clara, Amaxia Nicolucci, de Bagnacavallo, andò di notte presso il pollaio di Mucio Dadei contro la volontà del detto Mucio e portò via dal pollaio una certa quantità di polli nell'anno 1332, nel mese di giugno. Questa mi sembra un po' più triste. Un certo Joanes viene condannato per aver investito col suo carro una bambina e non si è presentato nemmeno al processo. Invece qui dice che in nomine sancte e individuo trinitatis è un'altra condanna. Vediamo di cosa si tratta. Anno millesimo, trecentesimo, trentesimo, secundo. Die octavo. Mensis novembris. Ego Pietro. Rector residente in Palatio Comunis Terrae Bagnacavalli ad Bancum Maleficiorum. Ho trovato un nome. Santa, qui c'è scritto persona quae videbant dominam sanctam sinc infilaman et dolorantem. Io Santa, moglie di Peppo, detto Carnuffo, sono venuta a testimoniare contro mio marito per aver tentato di avvelenarmi. Un giorno, per pranzo, mi diede del cibo e delle bevande avvelenate. Aveva messo l'arsenico nella focaccia. E io cominciai a vomitare e non smettevo più e pensai veramente di morire. Ma non gli bastò neanche questo. Infatti la sera stessa, mi pare, mi diede del vino e insisteva e mi diceva bevi il vino di Creta perché è buono e fa bene. Ma io vidi che era torbido, aveva della polvere bianca e non volli berlo. Ma non furono solo queste due volte. Infatti, quello schifoso tentò di avvelenarmi un'altra volta con il miele. Ma per fortuna quella volta mia figlia riuscì a chiamare il medico. Così è andata, signor giudice. Santa aveva dei dolori, stava male. Sì, infatti era stata avvelenata tre volte dal marito Peppo. Povera Santa. Ero in casa e stavo sparecchiando e a un certo punto ho sentito degli urla che provenivano da casa di Santa e di Peppo. Allora sono corsa lì e ho trovato Santa stesa per terra in preda a dei dolori atroci e ho pensato che stesse per morire. E qui dice che anche lo speziale del paese venne interpellato. Sì, infatti lo speziale affermò che quella mattina Peppo entrò nel suo negozio per comprare una dose elevata di veleno. Qui c'è anche la testimonianza del medico. Io, medico della comune di Bagnacavallo, testimonio che fui chiamato a casa di Santa perché lei soffriva di gravi dolori intestinali. In seguito, su richiesta del vicario cittadino, controllai il vino, il miele e l'oleata della quale la suddetta santa si era nutrita. All'interno del cibo e del vino riscontrai la presenza di arsenico. Tutte le testimonianze mi sembrano concordi. Santa è stata avvelenata dal marito Peppo. E dice anche che il giudice l'ha fatto pagare una multa. Di 1000 bolognini, così sembra. Pongo al bando dal comune da tutta la terra di Bagnacavallo Peppe de Gattis, detto Carnuffo, in contumacia. Lo condanno al pagamento di 1000 bolognini. E se Peppo verrà catturato e non pagherà, gli verrà tagliata la testa, in vigore del nostro arbitrio secondo la forma degli statuti del detto comune di Bagnacavallo. Come? Solo una multa? Ma non doveva tagliargli la testa? Peppo era scappato. E la formula del tagliargli la testa era come un avvertimento, un formulario. Secondo me, se andiamo avanti a leggere, troviamo molte storie simili. Infatti, qua, Catellina, costretta a prostituirsi dopo aver subito violenza e per aver perduto la sua fama. Invece qui c'è la storia di Maria. Maria è stata buttata a terra e picchiata da Pietro perché l'aveva rifiutato. Sono manuali di 700 anni fa. Il tema della violenza delle donne è ancora così attuale. Guarda, questa è la storia di Benvenuta. Benvenuta è stata uccisa dal marito perché l'aveva tradito.